Buongiorno, Bo. Dove è andato di bello ad ora? A Timor, per avere delle notizie da un nostro informatore. Sarà presto di ritorno. Con queste belle more ci potremo fare una colazione buonissima. Oh, certo, certo, Sprag. Aspetta! Ma che succede? Guarda laggiù. Ma è un mostro! Molto peggio che un mostro, è un troll e sta spiando il nostro campo. Ecco, cosa possiamo fare, Sprag? Posa il cesto e cerchiamo di catturarlo. Gli ordini! Sei preso! Ma che cosa succede laggiù? Non avevo mai visto ranocchi volanti. Maledizione, cosa è venuto a fare qui un troll? Mi sono appena ricordato che è ora di sgranchirmi un po' le ali. Dov'è il tuo capo Adora? La devo vedere. Ah, sei venuto per parlare con lei? Mi dispiace, ma è occupato. Presto, leghiamolo con delle corde. Ecco fatto. Ora è innocuo. Mamma mia, qui le cose non si mettono bene. Perché sei venuto a cercare guai? Io voglio Adora. Forza ragazzi, prendiamolo. Così non volete proprio darmi retta. Peggio per voi. State attenti! Fermi! Cosa sta succedendo qui? Adora, sono stato mandato qui da Ago con un messaggio per Shira. Ago? Adora, sta attenta! Non ci si può mai fidare di un troll! Ah? Lasciami fare. Come ti chiami? Io sono Grox. Salve, Grox. Perché non metti giù quel tavolo e non facciamo due chiacchiere? Non mi fido di loro. Ti prometto che nessuno ti attaccherà. Nessuno. Così va meglio. Ora, dimmi che cosa vuole Ago. Deve vedere Shira il più presto possibile. È una faccenda di una enorme importanza. Farò in modo che Shira riceva il tuo messaggio. Dov'è finito? Dov'è quel grossone? Si faccia avanti! Laggiù. Ora ti faccio vedere. Non fare così, Sprag. Questo troll è nostro amico. Dobbiamo essere gentili e ospitali con lui. Amico? Un troll non può essere mio amico. Fatti avanti, grassone. Forse è meglio che tu ora vada via, Grox. Ti riduco in polpette e in polpettine. Sì, me ne vado. Ma devo dire che la vostra accoglienza non è stata molto cordiale. Ah, scappi, vigliacco! Hai avuto paura, vero? Sprag, non mi sono mai vergognata tanto di te in tutta la mia vita. Ascolta anche noi, Adora. Non è colpa nostra, è stato Grox a cominciare. Bo ha ragione. Ma qualcuno gli ha domandato perché era qui? Beh, a dirti la verità... Non si può parlare con un troll, lo sai che sono stupidi. Per cui l'avete attaccato senza una ragione precisa. Ma è un troll, non è una ragione sufficiente? Ben detto, Sprag. È giusto, sappiamo bene di che gente si tratta. Allora non vi ricordate più che fu proprio Ago, il re dei troll, ad aiutare Shira a trovare il castello di cristallo? È stato anche un alleato contro Ordak. Io continuo a non fidarmi di loro. E va bene, ne ho abbastanza. Ora vado a cercare Shira e la faccio venire qui. E voi andrete insieme a lei da Re Ago. È un ordine. Noi? Io oggi veramente ho moltissimi impegni. Io non ho alcuna intenzione di andare a trovare altri mostri. Ascoltatemi bene. Vi ho detto che è un ordine. E se volete disubbidire, siete liberi di lasciare per sempre i ribelli. E ricordatevi che vi sto parlando sul serio. A quanto pare non ci resta che fare la conoscenza dei troll. Oh, io non ne vedevo l'ora.
Grazie per essere venuta, Shira. Tu sei una vera amica del popolo dei troll. Grox mi ha detto che dovevi parlarmi di una faccenda molto importante. Ho fatto un sogno, Shira. Un sogno molto spiacevole. In questo sogno vedevo delle figure spettrali che si dirigevano verso un tumulo di pietra. Con un'enorme macchina staccavano la parte anteriore del tumulo, liberando l'entrata. E sopra quell'apertura c'era un simbolo che conoscevo molto bene. Il simbolo del ragno di cristallo. Il ragno di cristallo? È un mostro che appartiene a un altro mondo e che venne ad Eternia molto tempo fa. Il suo unico scopo era distruggere e purtroppo era dotato di enormi poteri. Noi troll eravamo riusciti a imprigionarlo sotto una grande montagna per impedire che si rompesse l'incantesimo che teneva prigioniero il mostro. Nel tuo sogno, qualcuno cercava di liberare il ragno di cristallo. Sì, ma non si tratta solo di un sogno, Shira, è un avvertimento. Mi è già capitato altre volte. Noi dobbiamo fare qualcosa per evitare il peggio. Dov'è questa montagna? È nel regno delle ombre del duca di Skulpa. Quello è il regno del duca Drear e lui è un alleato degli Ord. Grox verrà con voi, conosce la zona, vi guiderà fin laggiù. Cosa? Io dovrei far da guida a gente che odia i troll. Sono sicuro che Shira non ci odia, quindi tu la accompagnerai. E degli altri che mi dici? Sarà l'occasione per far capire che i troll non sono come li immaginano. Devo obbedire, ma non sono contento di questa missione. Neanche noi. Ancora non ci credo. Io che faccio un viaggio con un troll. Su col morale, Sprague. Può darsi che avremo la possibilità di un bello scontro con gli Ord. E questo dovrebbe sollevarci il morale. Grox, dimmi, come fece il ragno di cristallo ad arrivare ad Eternia? Un mago molto cattivo cercò di usare i poteri del ragno per conquistare i suoi nemici. Lo portò fin qui, ma poi scoprì che non era più in grado di controllarlo. Shira, guarda laggiù all'orizzonte. Quella è la nostra destinazione. Skulpat. Siamo arrivati. Questo è il grande cancello che porta all'interno del regno. Ma è meraviglioso. La montagna è ancora molto lontana da qui. No, solo qualche ora. Ho la spiacevole sensazione che qualcuno ci stia osservando intensamente qui. Ma è solo la tua immaginazione. Che potrebbe spiarci in questa landa desolata? E così abbiamo dei visitatori, Shira e alcuni dei suoi amici ribelli. E c'è anche un troll. Devo dar loro il benvenuto che si meritano. Vediamo un po'. Ma certo, i miei pipistrelli d'osso sono l'ideale in questi casi. Potenze del male, ridate vita a queste vecchie ossa! Presto, andate! Trovate Shira e i suoi amici e portateli subito da me! State attenti. In questo regno il pericolo può venire da ogni parte. Non mi dispiacerebbe provare un'emozione. Finora questo viaggio è stato così tremendamente noioso. Oh! Ma perché ogni tanto non pensi prima di parlare? Cosa sono quegli esseri? Non sono vivi. Sono solo ossa che si muovono grazie alla magia nera di Drear. Andiamo, Swifty. Noi non abbiamo paura di affrontarli. Attento, Swifty! Dobbiamo fare centro, Sprite. Ha distrutto le nostre frecce. Sta arrivando. Aiuto! Aiuto! Che qualcuno aiuto! Ci aiuti! Qualcuno ci aiuti! No!
Grox li ha salvati, evviva, evviva! Oh, non mi toccare! Oh no, ora è Grox che ha bisogno d'aiuto. Grox! Shira! Oh, ci è mancato poco. Grazie, Sweetie. Di niente, mia cara. Alla carica, Swifty! Alla carica! Oh, ma cos'è successo? Grox vi ha salvati da quei mostri, ma alla fine un pipistrello lo ha preso. È stato Grox a salvarci. È stato gentile, dopo tutte le cattiverie che abbiamo detto contro i troll. Siete tutti salvi? Sì, noi ci siamo salvati, ma dobbiamo aiutare Grox. Aiutare Grox? E perché? Lui è solo uno stupido troll. Non vedo il motivo per cui bisognerebbe aiutarlo. Riconosciamo di aver fatto un errore, Shira, ma forse potremmo farci perdonare da Grox se riusciremo a salvarlo. Sì, è vero. Io sono d'accordo. Ora sì che vi riconosco, amici miei. Grox ha detto che i pipistrelli erano stati mandati dal duca Drear, per cui avranno portato Grox alla sua fortezza. Però dobbiamo anche impedire al ragno di cristallo di uscire e non sappiamo quanto tempo ci resta per farlo. Dovremo correre questo rischio. Non possiamo abbandonare Grox. Cole, Sprague e io affronteremo il duca. Perché non vai avanti? Noi ti raggiungeremo appena liberato Grox. Siete sicuri? Puoi scommetterci, ci siamo comportati male con lui e ora è nostro dovere fare di tutto per salvarlo. Va bene, faremo così. Basta così, Scorpia. L'ingresso è libero. Sì, certo, deve essere questo. Deve essere cosa? L'ingresso del potere. Il potere del ragno di cristallo. E presto apparterà agli Ord. Eccola, è la fortezza di Drea. Per essere un duca non ha un grande gusto per l'architettura. Se avesse gusto non sarebbe neanche un governatore degli Ord. Certo, ma come faremo a entrarci? Là, quella finestra. Tu resta qua ad aspettarci. Cole, non appena avrò trovato una corda per salire, tu volerai lassù per controllare che la via sia libera. Mi sembra che sia un tiro molto difficile. Sei proprio certo di potercela fare. Sai che non sbaglio mai un colpo. Tieni la corda, Sprague. Ecco, sono quasi pronto. Ci siamo. Questa polvere è così fastidiosa che ti viene da... Cole! Scusa, è colpa di questa terribile polvere. Mi fa sternutire, mi fa... Ah, guardate, là la freccia! A quanto pare non hai fatto 100. Ecco fatto. Cole, ora tocca a te. Facci un segnale se c'è via libera. Va bene. Sprague, sali sulle mie spalle. Tienti forte, Sprague. Partiamo. In una fortezza come questa dove possono essere le prigioni? Ma sono proprio dietro quella porta. Permettetemi di scortarvi fin lì. Ho una piccola cella preparata apposta per voi. Saltate! Su, è inutile fare tante accrobazie. Non potete sfuggire alla mia magia. Sei appassionato di magia? Guarda se questa ti piace. Cole, la bacchetta magica! Bel lavoro, Cole. Vabbè, come sempre, no? Ah, che ingenui, non ho certo bisogno di una bacchetta per tenervi a bada! Oh, ti piace questa sorpresa? Apri la porta per questo signore, Bob. Ma certamente! Presto, troviamo Grox prima che il duca riesca a liberarsi. È sicuramente una buona idea. La tua freccia ha ottenuto l'effetto desiderato. Ciao, Grox! Sei pronto a lasciare questo postaccio? Voi
Voi siete venuti per me. Ascolta, Grox, avevamo torto riguardo ai troll. Vogliamo esservi amici. Sì, è vero. È assolutamente vero. L'abbiamo trovato. È il ragno di cristallo. Cercherò di fare un contro incantesimo. Che succede? Qui crollo tutto. Oh no, il ragno! Siamo arrivati troppo tardi. Swift, ti senti bene? Io, beh, credo di sì. Shira! Shira! Va tutto bene? Ah, sì, ma dobbiamo fermare quel ragno. Ormai è troppo tardi. Eternia è finita. Sta succedendo esattamente come avevo sognato. Devo cercare di fare qualcosa. Un mostro! Scappiamo! Oh no! Ha coperto di cristallo l'intero villaggio. Shira, sono venuto ad aiutarvi. Ago! Esiste un modo per fermare quel mostro? Una possibilità ci sarebbe. Dovremmo cercare di intrappolarlo nella pietra. Posso suggerirvi quello stretto sentiero laggiù? Buona idea, Colt. Dobbiamo riuscire a farlo passare lì in mezzo. Siamo con te. Cerchiamo di attirare la sua attenzione. Uno, due e tre. Non gli ha fatto neanche il solletico. Ma almeno siamo riusciti a distrarlo. Ci sta inseguendo! Correte, forza! Bene, ce l'hanno fatta. Ora tocca a me. Devo riuscire a farcela. Ora all'altro picco. Devo intrappolarlo prima che decida di tornare indietro. Presto, Ago, la tua magia. Per gli antichi poteri dei padri troll, che la pietra si riformi. Ce l'hai fatta. Appena in tempo. Ago, siamo salvi? Sì. Ora il ragno di cristallo è tornato a dormire. Questo è un grande giorno, vero, Adora? E c'è più di un motivo per rallegrarsi. Guarda. Grox, tu non sai quanto mi sia pentito di averti giudicato male. Non ce n'è più bisogno. L'importante è che fra noi non ci sia più odio e diffidenza. Questo è quello che conta.